Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, me lo chiedete in tantissimi ogni giorno, me lo chiedete sempre. Xuder, ma quando cacchio mi porti un nuovo video di Fortnite Mobile per Android? Beh, ragazzi, padan! Eccolo qua ragazzi, abbiamo ricevuto, grazie a un utente su Instagram, un file segretissimo, non sappiamo bene da dove l'abbia preso, che ci propone dei nuovi dispositivi compatibili con il nostro Fortnite Mobile. Vi dico subito ragazzi, questo lo dico perché sennò mi riempite di commenti che devo rispondere. Allora, ci sono altri tre miei video che parlano dei dispositivi compatibili. Quindi, se il vostro telefono o il vostro tablet, perché ci sono dentro anche due tablet, incominciano ad arrivare, non è presente nell'elenco che sto per dire, andate a cercare gli altri miei video. Li trovate nella home page del canale, nella sezione video popolari. Basta solo che scorrete con la rotellina del mouse, perché sono quelli che si vedono subito. Ciao! Cominciamo a scaldarci le mani, andiamo subito ragazzi, nuovi dispositivi compatibili per Fortnite su Android. OnePlus 6, Motorola X Force. È già qua, così. Finalmente arriva ragazzi, me l'avete chiesto, questo me lo ricordo, Nokia 8. Molti di voi ce l'hanno, mi hanno detto, ma il Nokia non... Nokia 8. Finalmente ancora ragazzi, Huawei P20, Huawei! Huawei P20 Lite e Huawei P20 Pro. L'hanno fatto a Napoli, Huawei, Huawei, wow! Poi Honor 9 e Honor 10 e fin qua tutto ok. Poi arriva ragazzi, Asus Zenfone 5. Anche questo ho visto che in molti lo avete come dispositivo, spero siate contenti. Xiaomi Black Shark. Prima di dirvi gli ultimi dispositivi, però ragazzi, mi raccomando, un bel pollicione in su per lo Xuder che insieme a degli aiuti riesce a portarvi tutte le news. Ragazzi, sono felicissimo di portarvi le news di Fortnite per Android. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividetelo con tutti i vostri amici sui vostri social. Andiamo avanti, ragazzi. Huawei MediaPad M5, Samsung Galaxy Tab S3, Wiko View 2 Pro, HTC U12 e per terminare LG G7. Ragazzi, questo è l'ultimo elenco aggiornato a poche ore fa, qualche minuto fa, forse addirittura per i dispositivi compatibili con Fortnite per Android. Ve lo ricordo, ragazzi, visto che stiamo già parlando, non esiste ancora una data ufficiale di rilascio, quindi non sappiamo, nessuno sa il giorno preciso, potrebbe essere il 9 luglio, potrebbe essere. Comunque uscirà entro giugno e luglio, ragazzi, credo che agosto sia escluso al 95%. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!